Ciao a tutti, sono Jerry Lang, sono impegnato come consulente tecnico per la FFI e vi voglio spiegare come funzionano le MPG Cap. Se osserviamo il funzionamento di una normale automobile o quello di un qualsiasi motore a combustione interna, noteremo che i cicli sono quattro: aspirazione, compressione, scoppio e scarico. Ciò che in realtà succede nella fase di scoppio e espansione è che la combustione non viene mai completata nella camera di combustione. Anzi, se asportate il collettore di scarico da un qualsiasi motore a combustione interna, noterete delle fiamme fuoriuscire dal condotto durante la fase di scarico. Quando aggiungiamo delle MPG cap al carburante, sia esso benzina o gasolio, questo agisce come un vettore e trasporta le MPG cap, che sono un catalizzatore, fin dentro alla camera di scoppio. Nella camera di scoppio, il catalizzatore accelera la combustione, facendola terminare nella camera di combustione stessa. Questo genera un aumento di potenza e impedisce nel contempo una eccessiva dispersione di calore attraverso lo scarico. La temperatura dello scarico diminuisce, migliorando l'efficienza del motore sia in termini di chilometraggio che di potenza. Ho avuto modo di testare le MG Cap nella maniera più completa e vi posso assicurare che funzionano assolutamente bene.